Allora, Ilan, prima parlando con il direttore sportivo Federico, dice: in questo momento gli uomini più esperti della squadra ci devono tirare fuori, ci devono aiutare a tirarci fuori da questo momento. Condividi? Sicuramente, sono d'accordo, perché chi meglio di noi può aiutare tutti, soprattutto quelli che stanno qui da più anni, che sanno un pochettino come funzionano le cose, come sono andate negli ultimi anni tutte le situazioni. Quindi ha ragione, siamo noi che dobbiamo aiutare un po' tutti a tirarci fuori e a far dare di più di quello che stiamo dando, perché non basta. Visto che tu sei uno di quelli che ha vissuto gli ultimi anni, che cosa sta succedendo? Ma nulla, dobbiamo trovare ancora una nostra identità, perché come abbiamo visto siamo partiti, secondo me, bene, parlo della prima partita, siamo andati un po' calando con le altre, quindi dobbiamo ancora trovare proprio la nostra giusta identità, e questo lo dobbiamo trovare solamente lavorando. Per me è l'unica medicina che ci può aiutare, lavorare e migliorare su tutti gli errori che stiamo facendo. Ovviamente a te non dispiacerebbe tornare a difendere a tre? No, assolutamente, ma il modulo è, ovviamente ci sono varie situazioni, però no, assolutamente io posso giocare a 3, a 4, quello non è nemmeno una scusante per noi calciatori. Sicuramente non possiamo fare delle prestazioni come abbiamo fatto a Salò, ma sotto l'aspetto di tutto, del gioco, della cattiveria, dell'agonismo, e questo non possiamo permettercelo. Noi è una squadra che comunque si deve salvare, deve andare su tutti i campi, lottare, correre, fare di tutto e di più per cercare di portare il risultato a casa. Quanto ti manca Caidi e quali consigli dare ai più giovani? Ma ovviamente giocare soprattutto dei ruoli, ci sono persone esperte che possono darti una mano. Ovviamente io reputo soprattutto la zona centrale del campo un ruoli particolari, quindi l'esperienza serve sicuramente. Ovviamente i giovani sono giovani bravi che devono crescere, ci vuole tempo ed è normale, lo si sapeva, come lo sapeva il mister, lo sa la società, è normale. Sicuramente siamo noi ad aiutarli anche durante gli allenamenti a far crescere loro in maniera veloce, perché comunque non possiamo perdere tempo come stiamo facendo, perché per noi sono sempre, qualunque sono passate 5 partite e abbiamo buttato dei punti comunque. A proposito della gara di sabato a Rimini, insomma, che tipo di gara ti aspetti? È una di quelle partite qui molto sentite. Sì, lo so, perché ormai sono 8 anni che sto qui, so un pochettino tutta la storia del Teramo, quindi so benissimo che i tifosi ci tengono e di conseguenza ci teniamo noi. Quindi è una partita sentita, la sappiamo, dobbiamo prepararci, perché Rimini è un'altra realtà, una nuova promossa, e come stiamo vedendo sono le più temibili. Negli anni abbiamo visto, e anche quest'anno se andiamo a vedere, come Limolese lo stesso, quindi è una partita sicuramente tosta. Noi ci dobbiamo preparare al meglio, metterci subito da parte questa partita e andare a lavorare, come ho detto prima, sugli errori, ma soprattutto sull'atteggiamento, che dobbiamo crescere anche su quello. L'impegno sicuramente non manca da parte di tutti, però dobbiamo e possiamo fare di più sicuramente. I problemi fisici li hai superati? Sì, sicuramente ci vuole un po' per arrivare alla forma giusta. Poi quest'anno è stato un anno particolare, nel senso perché dopo 2 mesi di preparazione magari è un po' diverso rispetto agli altri anni, però come dicevo prima dobbiamo arrivarci prima possibile tutti alla forma migliore per rendere il meglio possibile. Psicologicamente magari non è neanche tanto facile, perché tu sei uno di quelli che ha vissuto le ultime 2 stagioni e adesso è iniziato un altro campionato sempre sulla falsa riga, appunto negli ultimi 2 campionati, è una cosa che magari ci pensi e ti appesantisce? No,
sicuramente sono stati 2 anni pesanti, iniziare così, magari volevamo iniziare in un altro modo, quello sicuramente, perché comunque ci serve quell'entusiasmo che, perché magari iniziavi con delle vittorie, ti cambia un pochettino la stagione, però ancora nulla è perduto, siamo alla quinta e quindi dobbiamo voltare pagina. E ovviamente è normale, non è facile, ma soprattutto io penso, come sto dicendo a tutti i ragazzi, soprattutto i nuovi, sentire già comunque mormori dei tifosi, che ci sta, perché hanno tutte le ragioni del mondo ad essere comunque scontenti, perché comunque non vinciamo da un po' ed è normale, quindi dobbiamo prendere le critiche costruttive, farle nostre e, ripeto, andare avanti per la nostra strada, lavorare, perché penso che sia l'unica soluzione per crescere, per migliorare, e quindi si può fare ancora tutto, perché è ancora l'inizio, però ci vuole tanto di più, dagli allenamenti alla partita. Il presidente lo avete sentito, vi ha parlato? No, ancora no, questa settimana non abbiamo parlato, la settimana scorsa, ovviamente lui lo conoscete meglio di me, è sempre stato uno vincente, quindi negli ultimi anni stare in questa situazione non gli piace sicuramente, ed è un po' giù di morale ovviamente, ma lui è sempre carico, voglioso, e comunque anche la settimana scorsa ci ha spronati per far meglio. E lo dobbiamo fare, perché ripeto, abbiamo tutti i mezzi possibili per farlo e possiamo farlo.